Harry non deve scapparci un'altra volta. Già, Harris ce la farebbe pagare salata. Ancora 30 metri e avremo catturato il criminale dell'anno. Facciamo pure 50. Direi che è il momento di schiacciare a tavoletta. Ti pregherei di fare attenzione alle curve, Weasel. Il caviale mi rotola via dal cracker. È che quei poliziotti stanno guadagnando terreno, Kingpin. Quante storie fanno per qualche misero gioiellino. Invece ti sbagli. Superman è molto, molto più forte di Super Ninja. Te lo sogni. Super Ninja riesce a stendere anche 12 cattivi alla volta. Guarda un po' qui. Io non vedo un bel niente. Qui Mahoney e Jones, stiamo inseguendo Kingpin, chiediamo rinforzi. Si entra in azione, Seth. Ecco sì, ancora indietro, così. Ancora un po', ancora, ancora. Non basta, stop. Così è perfetto. Qui Mahoney e Jones, stiamo inseguendo Kingpin, chiediamo rinforzi. Sarà meglio andare adesso. In questo caso. Grazie. Ti sei messo in un bel pasticcio, ragazzo. Aiutare una vecchietta ad attraversare un incrocio pericoloso è una violazione dell'articolo 647, paragrafo 3. Jones e Mahoney chiedono rinforzi. Ok, Tuck. Diamoci da fare. La prossima volta non saremo così comprensivi. Quelli non mollano, capo. Che seccatura. Per fortuna sono previdente e ho ancora qualche asso nella mia bella manica di sartoria. Si è divisa a metà. Che importa, a noi interessa quella dietro. E adesso che facciamo? Usiamo l'arpione per limousine del professore. Occhi aperti, marinai! Balena gialla dritta di prora! Presa! Stavolta il professore ha pescato l'idea giusta. Fuori, Kingpin, la corsa è finita. Sei sordo? Tanto fumo, ma niente arrosto. È Kingpin, l'hanno arrestato. Ora devo solamente fare in modo che la stampa ne venga a conoscenza. E così, grazie a un serio lavoro da parte mia, Kingpin è stato finalmente catturato. Capitano Harry, se mi scusi, avrei una cosetta da dirle. Non adesso, Mahoney. Questo è il mio momento di gloria. Signori, desidero rappresentarvi il mio prigioniero. Il famoso Kingpin! È tutto suo. È meglio se cambi pianeta! Non soltanto siamo lo zimbello di tutta la città, ma Kingpin è ancora libero come l'aria! Vede, signore, Mahoney e i suoi uomini... Niente, mi hanno... scusa, Harris! Le do 24 ore per catturare Kingpin! Ha capito bene? Benissimo, signore. Con gli stivali semoventi ho superato me stesso! Ah, venite qui, siete birichini, eh? Avete sempre voglia di fare due passi, eh? Capitano Harris, ora le faccio vedere la mia ultima invenzione. La sola cosa che vorrei vedere è Kingpin dietro le sbarre. Ma è proprio per questo che gliene ho parlato. Sono più che sicuro di aver trovato la giusta soluzione del suo problema. Oh, ma davvero, professore, si spieghi meglio. Non sparate. Oops. Ah. Oh.
Lasciami! No! No! Molte grazie, Proctor. Ecco, vede, capo, se una squadra di questi robot sostituisse alcuni nostri poliziotti, ridurremmo il rischio di un errore umano, ma soprattutto potremmo catturare Kimping. Già, sembra allettante. Aggiunga anche che il dipartimento risparmierebbe molto denaro. Niente malattie e niente sbagli. Per una volta un lavoro ben fatto. E poi ne basterebbero solamente 9. 9? Perché 9? Oh, beh, è un numero che mi è venuto in mente così, per caso. 9? Ma è esattamente quanti siamo noi? Perché siamo noi quelli che Harris vorrebbe tanto eliminare. Non può pensare di sostituire degli esseri umani con un mucchio di oscillatori e di diodi. No, davvero? Chiunque ci siano. Va bene, voglio darle retta a Harris. Allora, 9 agenti verranno sostituiti con i robot a condizione che riescano a catturare Kimping e la sua banda. Non se ne pentirà, signore. Ha fatto indubbiamente un ottimo affare, capitano. Certo, non sono mica uno stupido io. Capo, ho visto quel robot con i miei occhi. È grande come un armadio assaiante. E così la polizia crede di riuscire a incastrare Kimping. Allora dovranno metterci molto più impegno. Avanti, fatevi sotto, procedete all'arresto. Non fare male al mio amico, ti dichiaro in arresto, lattina. Ti vendico io, Sed. No, no, no. Proctor, Proctor, questa faccenda dei robot funzionerà proprio alla perfezione. Insomma, non siamo all'altezza di quei soldatini di piombo. Sono più forti di qualunque poliziotto, me compreso. E poi picchiano dannatamente duro. Andiamo, gente, sono soltanto delle macchine. Ci sarà pure il modo di provare che siamo meglio di loro. Chi se ne importa se sono più grossi, più forti e più furbi? Resta il fatto che noi siamo più belli. Possiamo ancora batterli, dobbiamo soltanto trovare Kimping. A proposito di Kimping, ho appena ricevuto una telefonata anonima. Pare che tenterà un colpo alla villa di Rigaloni stanotte. Rigaloni, il famoso showman. Esatto. E allora, che cosa aspettiamo? Puoi scordartelo, Mahoney. Questa è una missione fatta su misura per i miei robot. E noi che si fa, capitano? Vi darò un compito che per dei segugi come voi sarà una bazzecola. Questo amabile cucciolotto che vedete appartiene alla figlia del capo della polizia. Zampe in spalla e... trovatelo! Che vita da cani! Su, John, saccuccia. Fila tutto come l'olio, capo. Quell'imbecille del capitano Harris si è bevuto in pieno la telefonata che gli ho fatto. Splendido. Non appena avranno lasciato quei robot a guardia della villa, li riprogrammeremo perché rubino tutto quello che mi interessa. Lei e i suoi ospiti sarete ben protetti, Mr. Rigaloni. I miei tutori dell'ordine robotizzati sono stati programmati per tener lontani gli intrusi. Ah, me lo auguro di cuore. Vede, il party di stasera è così importante. È l'evento clou della stagione. Non si preoccupi, signore. Con i nostri robot in stato d'allerta non può accadere nulla di spiacevole. Credo che questo conduttore fasico debba essere regolato un pochino. Ok, professore, lei adesso viene con noi. Noi? Noi chi? Ah, professore, mi permetta di presentarmi. Si risparmi la fatica, ho visto le sue foto segnaletiche, lei è Kimping. Ah, mi lusinga davvero che lei mi conosca. Prendetelo. E non dimenticate il radiocomando dei robot. Eccolo qui, capo. Non potete portarlo via! È proprietà del Dipartimento di Polizia!
come questi robot, fino ad ora. Qui, cucciolotto, c'è una bella bistecca tutta per te. Mi dispiace, amico. Il tempo è scaduto. Hai visto questo cucciolo? Rispondi sì o sì? Su, forza, amico. Apri il becco. Ti ostini a non cantare, eh? Ah, che mi hai preso? Quattro occhi per un merlo, forse? Fermi, polizia! Non avete per caso incontrato questo bel cucciolotto? Oh! Ci mancano 28 isolati da ispezionare. La stanchezza mi ucciderà prima. Non ho più fiato. Guarda cosa ho qui per te. Poliziotti, è decisamente chic. Vede, i miei poliziotti robot sono dei perfetti gentiluomini. Ah, che gran sollievo avervi qui. Desidero vivamente che tutto proceda nel migliore dei modi. Gli ospiti stanno arrivando, professore. Ora basta che programmi quei robot per i miei scopi. No, non potete obbligarmi. Lo farà se le stanno a cuore i suoi giovani amici della scuola di polizia. Se la metti in questi termini. Ecco fatto, ho riprogrammato i comandi. Ora può realizzare i suoi loschi piani. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Vuoi deciderti a dirmi dove siamo? Questa specie di buffo di rigore mi è familiare. Ma sicuro, è uno degli spaghetti che ho mangiato per pranzo. Guarda, c'è uno dei robot del professore laggiù. Bene, ci darà qualche indicazione. Sapresti dirci il nome di questa strada? Semplice no, sarebbe andato bene. Sarà meglio dare l'allarme. Attenzione a tutte le unità. Uno dei robot del professore è appena andato in tilt. Sono Switchak e Zed, dalla villa di Rigaloni. Al galoppo, Jones, e non risparmiare i cavalli. Certo. Ci siamo, signori, possiamo dare il via all'operazione Ripulisti Residenza Rigaloni. Non riuscirei mai a farcela, Kimping! Ah, no? Adesso lo vedremo. Per cominciare, quella statua d'oro zecchino. Ehi, funziona! Sta zitto! Il tempo è denaro. Tieni in funzione quel radiocomando. Ok, sei tu il capo. I miei inestimabili botticelli! Oh! Il mio lampadario di diamanti! No, riportatelo qui! Aiuto! Ma quello è il mio pianoforte a coda in platino satinato! Congratulazioni, capitano. A quanto pare i suoi robot hanno molta presa sulle signore. È ovvio, agente Mahoney, che si tratta di due intruse. La moglie e la figlia del nostro governatore. Metti subito giù quelle donne!
Bisogna sapere come trattarli. Ecco il posto ideale per due sacchi della spazzatura. Odio vedere un poliziotto nuotare nel marcio. Non in questo caso. È l'occasione giusta per dimostrare che siamo agenti più in gamba di quelle scatole di latta. Per cominciare dobbiamo fermarli. Zed e Switchak, entrate da dietro. Callan e Tackleberry, voi ispezionate il pian terreno. Hux e Hightower, controllate il giardino e tu, Jones, vieni con me. Pronti, ragazzi? Pronti! 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 Ops! Guarda, lì ce n'è uno! Fermo, testa di latta! D'accordo, amico, te la sei voluta! Sta fermo, spariamo! Uno è andato da questa parte. Allora perché noi andiamo di là? Attento! Attento a che cosa? Non importa. Inseguire i robot mi fa venire un languorino. Dai, Aus, prestaci un po' di munizioni. Sì, perché le nostre le abbiamo finite. Niente da fare, possono essere molto pericolose. Già. Non abbiamo scelta, useremo questa roba. Prendi questo, faccia di tolla. Sprecare queste delizie, vi darò le munizioni, ragazzi. Bel colpo, socio. Evviva, adoro le risse a torte in faccia. 3-2, non sono sicuro che mi piaccia. Vi avverto, ragazzi, siamo armati. Adesso sì che ho paura. Eravamo armati. Oh, e adesso che facciamo? Forse è il momento di usare le tue sputafuoco. Ha funzionato. Sì, non c'è male. Oh, no, no, non puntarcela addosso, ci arrendiamo! Leggi i suoi diritti a questa cosa, Jones. Hai diritto a una ricarica delle batterie, hai diritto di consultare un elettricista, hai diritto a una revisione completa. I robot sono stati catturati e neutralizzati. Bene, amici, abbiamo avuto partita vinta. La battaglia non si può dire conclusa, ho ancora il vostro prezioso professore. Kingpin, mi ero scordato di lui. Au revoir, miei cari. Presto, Tuck, usa il fucile a ventosa del professore. Fermo in nome della legge! Io me ne infischio della legge. Dagli una mano tu, Hightower. Certo. Chi l'avrebbe detto? È un aggeggio più efficace di quanto pensassi. Le consiglio di seguirci senza storie, Mr. Kingpin. Se no sarò costretto a usare le mie speciali manette. Toglietemi dalle scatole, quell'uomo è mio! Oh, oh. Però, niente male. Sì, bel volo. Resterei volentieri, ma ho un affare urgente da sbrigare. Ciao, ciao! Ehi, hey, Kingpin se la sta filando! Proprio così, è tutto per colpa vostra, Babbei! Proctor, tirami fuori dal bagno! Sì, signore, subito, signore! Chissà che sta cercando il capitano in fondo a quel bidone. Beh, speriamo che ne venga fuori per martedì, è giorno di raccolta.